nessun problema, io voglio sapere, la mia domanda era questa, e gliela faccio anche a lei, al di là della metodica generale, no? Lei come consulente ha esaminato anche il telo rosa. Dunque, prima telo rosa, asciugamano rosa o l'aggappatore, come consulente, non come investigatore. Allora, in fase di cessione dei reperti, qui parlo in qualità di consulente, perché è già stato nominato dal dottor Petroselli, nell'atto della cessione dei reperti al professor Potenza, che appunto aveva accertato l'integrità dei picchi, avevamo anche una tabella a cui ci facevamo per gli accertamenti preliminari, in cui si dava atto precisamente di quali fossero le tracce da esaminare e di quali tracce fossero caratterizzati i reperti stessi. Faccio un esempio: l'asciugamano non era, nonostante la ricerca programmata della luce olico-cromatica Kranzkorff tarata a 445 nanometri, che permette di individuare tracce latenti di saliva, non era interessato alla traccia latente di saliva. Il lenzuolo che era sul letto, che lei sicuramente ricorderà, è stato ispezionato con la stessa tecnica ed era interessato alla traccia di sperma e di saliva. Marcello Verdi, io la faccio parlare, però è ben chiaro anche al pubblico ministero che lei in questo momento mi sta rispondendo quale teste. Io non ho nessuna cosa da obiettare. Dottor Professore, rispondere voi, scusi. Io le ho fatto una premessa, ho detto nel momento in cui ho ceduto le reperti al professor Potenza, ho fatto attenzione appunto al fatto che quei reperti fossero stati già descritti e fossero utili per la cessione. Perfetto, allora questo è una cosa. No, allora a me sta bene, non c'è nessun problema. Io quello che voglio dire, però, che ribadisco, perché se no il pubblico ministero non inizia, io ho detto che questo momento io la lascio parlare, mi interessa, lo voglio sapere, e lo voglio sapere, perché è mio onere cercare di far uscire fuori la verità dei fatti e la verità delle indagini, però lei mi sta parlando quale testimone. Io non ho nulla da obiettare. Il pubblico ministero che ha detto che se la difesa parlava come testimone si sarebbe opposto, non ci sta opponendo, quindi io chiedo, e ha finito la parentesi. Chiedo scusa, non io ho detto solamente Marciallo, lei concorda con tutto più o meno, era solamente una conferma a quello che aveva detto l'inizio. Grazie, scusate. Bene, altre domande? No, domande. Vabbè, anche perché è compatibile, no? Una di carattere generale è già risposto tutto, perché quando c'è un delitto con estensione di sangue, ovviamente l'indagine si concentra sulle macchie di sangue. Sì, anche perché l'oggetto dell'incarico era quello. Era quello. L'oggetto dell'incarico era quello. Non era quello di esaminare tracce di altra. Bene. Presidente, scusi, per precisione, ribadisco quanto ha detto Marciano Respi, cioè mi ricordo perfettamente che in sede di udienza di incarico fu eseguita appunto questo elenco, questa tabella da parte del vari PM, e il mio incarico fu redatto spuntando i reperti che erano da esaminare, sì. con le finalità delle indagini quasi in precedenza, in funzione delle indagini effettuate in precedenza. Io adesso vorrei concentrare un po' l'attenzione sulle tracce miste e sul meccanismo di trasferimento di queste tracce. Le farò delle domande da profano, purtroppo lei è l'esperto, io non profano, anche se il giudice è considerato per il territorio. Comunque dobbiamo prendere atto con un Stato delle nostre unità. Meccanismo di trasferimento delle macchie miste. Io le faccio due ipotesi che potrebbero essere un'assurda, io credo che la considero assurda, però questo meccanismo di trasferimento delle macchie miste è compatibile, per esempio,
è compatibile col fatto che prima una persona si sia asciugata asciugata con l'asciugamano, con l'accappatoio, e poi un'altra persona si sia asciugata nello stesso punto? Oppure è più plausibile, non so se rientra nel suo compito, però io devo farlo, è più plausibile che una persona che abbia su di sé il sangue dell'altra persona e che abbia stavolta effusione di sangue, abbia portato tutti e due. Non so se non è stato chiaro. Credo di aver capito, vorrei chiedere una precisazione. Lei parla di meccanismo di trasferimento, forse meccanismo di produzione delle tracce. Di produzione del... Come si produce la traccia mista? Perché la traccia singola ovviamente è facile. Dunque, in realtà l'ipotesi che fa lei sono entrambe valide, nel senso che è possibile che la produzione di una traccia mista su un reperto sia il frutto di una sovrapposizione in tempi brevi o dilatati di due campioni analitici. Quindi l'ipotesi che dice lei, che quell'asciugamano sia stato utilizzato o bagnato di sangue o utilizzato di altro materiale biologico da una persona e successivamente si è apposta una traccia ematica, fa sì che venga fuori una traccia mista in cui noi non possiamo neanche sapere esattamente quale sia la componente biologica dell'uno e dell'altro. Sappiamo che lì c'è del sangue, non sappiamo se appartiene al maschio o se appartiene e non lo possiamo sapere. Però è anche possibile ed è frequente peraltro la modalità in cui un soggetto che abbia su di sé del sangue e sia ferito, nel pulirsi, nel togliersi il sangue di dosso, si utilizza quello reperto e lo imbratta di sangue, trasferendo quindi il suo sangue unicamente al sangue che ha il dosso. Quindi sono entrambi possibili, si può escludere per morfologia o per caratteristiche di laboratorio o l'una o l'altra cosa, sono entrambi possibili. Adesso vorrei fare un'altra domanda, però non so fino a che punto vorrei rispondere. Sì. Però con un corpo che troviamo, è plausibile secondo lei una persona, dopo essersi assicurato del sangue, poi si è deceduto. Ma questo presupporrebbe che io sia a conoscenza della causa dei mezzi che hanno prodotto la morte della signora Rizzello. In realtà, al di là di quello che è, io sono un medico legale, quindi sono abituato a esprimere giudizi in questo senso, però in realtà, al di là di quello che è, perdonatemi il termine, sentito dire, di quelle che sono le risultanze medico-legali in sede medico-legale, io non ho esaminato, e non era mio compito in nessun modo, non avrei potuto esaminare la relazione tecnica, per cui io non le so dire che tipo di lesioni ha riportato la signora e se consentono di ipotizzare una sopravvivenza tale da portarla ad asciugarsi, ad spostarsi. Lì però non vi posso, io personalmente in questa parte. Scusi la domanda, forse un po' ingenua. No, Presidente, ma insomma, io sono sincero. Per quanto riguarda soprattutto le unghie, lei mi sembra che il posto, non è stato trovato nessun materiale biologico diverso. Della vittima, che significa che evidentemente sotto le unghie non era materiale diverso da quello che poteva essere la parte. Bene, la ringrazio. Porto bene a me, grazie. Prego, lei la formula. Allora,
ringraziare per un ricordo di quello di quanto la mia conoscenza. Sì, è l'orrisi massimo. Generalità e l'idea. Nato a Nervi, 29.855, residente a Nervi, via Cesare Battisti 21. Prego, faccia le tue domande. Grazie Presidente. Buongiorno signor Presidente, sono Patrizio Ballarini per la parte civile Vincenzo Francesco. Direttore, il giorno 3 febbraio del 2010 è intervenuto a Civita Castellana presso un'abitazione per verificare le condizioni di un cane. Sì. Ricorda quello che ha svolto, può riferirlo alla Corte? Sì. Allora, sono stato chiamato dai carabinieri e sono arrivato verso le 7.30 di sera per verificare se al cane erano state somministrate sostanze sedative o narcotiche. Quando mi sono avvicinato per verificare lo stato dell'animale con una lampada. Dov'era il cane? Il cane era attaccato dietro al cancello dell'abitazione. E soltanto perché era attaccato e quindi non mi ha potuto aggredire, però mi si è avventato contro. E quindi posso affermare che al cane non erano state somministrate sostanze sedative perché era vigile a tempo. Le voglio fare una precisazione, chiedere una precisazione. Lei ha detto l'ha illuminato con la torcia elettrica. Sì, perché era buio. In relazione a quella che è la sua esperienza dovuta all'attività che svolge, ritiene che la reazione del cane sia stata una reazione adeguata, ovvia, certo. Ritiene una strana? No. Poi voglio chiedere un'altra cosa. Lei ha detto che da questa reazione dell'animale ha ritenuto che non fosse stato, non gli fossero stati somministrati dei sedativi. Sì. Le chiedo, l'effetto del sedativo eventualmente somministrato, lei mi dice intorno alle 19.30, parliamo di circa 8 ore prima, 10 ore prima. E, è scemato dopo un lasso di tempo così lungo oppure può essere ancora presente? No, può essere ancora presente. Le ultima domanda che voglio chiedere. La presenza invece, o meglio, se fosse stato utilizzato uno spray di quelli tipo al peperoncino, è possibile rilevare nel cane anche attraverso analisi del sangue di cui l'animale è stato molto morto? La permanenza di prodotti di quel tipo? Cioè lo spray al peperoncino lascia tracce? Beh, ma oltre a che al cane è venuto addosso a noi, l'abbiamo anche sagnato, quindi non è che aveva la mucosa congiuntivale rossata oppure mostrava segni di che era stato magari espulsato qualche sostanza irritante. No, il cane stava bene. Ringrazio, non ho altre domande. Altre fatto civile? No, prima al cliente, perché l'ha indicato solo lei, avvocato Ballarini. Prego? L'ha indicato solo lei come stesso? Posso dire, mi sembra anche la l'ha indicato lei? Non ho assolutamente alcuna domanda, sì, però. La mia, ma credo che siano state esaustive. Grazie, non avete domande. Senta. Queste sono domande che ti fanno un po' di valutazione, dunque vediamo un po' se può rispondere. È possibile che un animale di quel tipo, che è descritto come aggressivo, abbaia dalla volta, come ho detto più testi, in presenza di una persona che non abbia timore di un animale, non abbia reagito? Non so se lei può fare una valutazione del genere. Beh, è difficile fare una valutazione del genere perché magari passano tre persone e tre persone aggredisce e l'altra persona magari non si manifesta questa aggressività del cane. Per quale ragione questo non è? Certo,
già dice, soprattutto mi pare di tutto ciò che l'ha detto la parte resa testa di Vincenzo Francesco, che il fratello entrava tranquillamente, il cane non l'avrebbe, non aggrediva, perché era uno che aveva paura dei cani. Sì, questo può succedere. Può succedere. Sì. La testa di Vincenzo Elisabetta, pagina 51 della descrizione 14 ottobre 2011, dice così. Quando siamo arrivati il cane era stranamente caldo. Stava in un angolo del giardino e stava un po', era qui. Io ho messo a fare, se non ho inviato il soldato, vedo la morte da padrone, può percepire, sì, vento morte. Sì, questo sì. Sì. Altre cose potrei chiedere, ma riguardano sempre valutazione, quindi non so se io volevo chiedere questo, è plausibile che un cane di questo tipo, al momento in cui è stato compiuto il delitto, non era presente, cioè sia stato lasciato fuori. Poi è stato fatto rientrare, l'hanno trovato, mi pare che era dentro la stanza, quindi un angolo preso, e quindi che ha percepito la morte della propria prima. Che quindi il cane non abbia assistito all'omicidio, perché avrebbe reagito il cane. Potrebbe essere. Va bene, ho detto, è proprio questa ricostruzione. Sì. Grazie. Grazie. Vengo a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto viene conoscenza. Per conto. Nome, cognome, date il nome di nascita, nome di figlio. Allora, sono Lorenzo Di Pante, Fabrizio Botticelli, in servizio presso il nuovo investigativo del farmaco Cervellini di Viterbo. Bene, la sua domanda. Sì, molto semplicemente, maresciallo. Lei il 17 maggio del 2010, insieme ad altri militari, lei però era il capo pattuglia, ha eseguito una perquisizione nell'abitazione di Devito Giorgio, che nel frangente era stato tratto in stato di fermo per un delitto appena commesso. La mia domanda è questa: nella circostanza voi avete sequestrato... Mi riferisce al ferimento di Liberati. Ferimento di Liberati, sì. Prego. Nella circostanza voi avete sequestrato diverso materiale all'interno dell'abitazione del Devito. Tra questi, dai rilievi fotografici svolti, si rileva che avete anche asportato delle scarpe. Scarpe. La mia domanda è questa, lei ricorda il numero di quelle scarpe? Allora sì, in effetti l'operazione di acquisizione è stata effettuata nell'ambito del fermo del Devito. E io personalmente siamo altri colleghi, abbiamo fatto la perquisizione nell'abitazione del Devito a Cile Castellare, via Dominzoni, se non sbaglio. E ricordo che l'abitazione non era abitata, non c'era nessuno, quindi abbiamo sfondato la porta e siamo entrati. L'abitazione era molto in disordine, c'erano dei pacchi pronti come se stesse per fare un solo luogo, un trasloco. E ricordo anche sì, che c'era il letto ancora sporco di sangue, perché quell'appartamento è stato fatto un tentato omicidio da parte del delitto. Tutte le operazioni fatte sono state sia fotografate che videofilmate dai miei colleghi, e abbiamo anche ricevuto il sequestro di alcuni materiali. Ricordo in particolare i coltelli, borse, indumenti personali che risultavano essere sporchi di meno, si pensava fossero sporchi di sangue. In merito alle scarpe non sono state sottoposte a sequestro, nessun tipo di scarpa. C'erano anche delle scarpe di volto bianche, se non sbaglio, della ginnastica, però che non sono state sequestrate. In effetti nel verbale di sequestro, di questione di sequestro, non si fa menzione delle scarpe. Però ripeto, sono tutte foto documentate. Grazie, era un'altra domanda. È stato indicato solo altri l'hanno indicato come teste, no? Allora sono molto interessato di chi vuole fare domande, più punto di vista, domande da fare. Sì, una sola, Presidente, se nel corso di questa perquisizione furono sequestrati, oltre quello che ha risposto lei, le scarpe, anche
Sì, sì, si sono state usate coltelli, paglierini e l'altro materiale della che erano sequestrati, un paio di manette. Un paio di manette, furono sequestrati. Ora sì, sono state sequestrati, però che c'era probabilmente sono sequestrati. Sì, io Presidente, al momento che non so se è in atti, credo di no, perché riguarda un altro procedimento, però chiederei la posizione del verbale di acquisizione. Sentiamo le altre parti. Di verbale di acquisizione dell'abitazione del debito in occasione del suo arresto. Io in questa circostanza così. No, sentiamo prima le parti civili. Sì, Presidente, avvocato Fabrizio Ballerini. In questa circostanza, poi anticipo l'osservazione che correttamente il collega Valentini mi avrebbe fatto a seguire sui miei testi, sulla pertinenza e sulla possibilità di produrli. La documentazione che il pubblico ministero offre adesso o sulla base della quale io esamino il testo e i due testi che seguiranno era nel fascicolo del procedimento penale, è stata assorbita e con un fascicolo separato, però c'è la parte della documentazione che riguarda il procedimento a carico del debito per il tentato omicidio deliberato. Per cui è materiale che ha costituito oggetto, tra l'altro, del rito abbreviato che ha interessato la coimputata, per cui secondo me è corretto che siano svolti esami di testimoni sulla base di quella documentazione, chiaramente con i limiti delle circostanze, perché è chiaro che il processo qui lo facciamo al signor De Vito per l'omicidio della signora Rizzello e non al signor De Vito perché è stato omicidio di tutto, cioè, un po' di... Io infatti chiedo scusa, io non ho nessun tipo di scusate. Arrivo ad osservare. Allora, io faccio una posizione che concordo pienamente con quanto ha detto l'avvocato Bardarini. La vogliamo valutare. Anche perché ecco, va anche valutata la personalità generale, in relazione alle circostanze che possono essere afferenti. Chiedo scusa, io non ho fatto. Io non lo faccio, nessun tipo di opposizione. Cioè, almeno fatemela fare se la vuole fare. Io non ho nessun tipo di opposizione relativamente alla produzione di tutta questa cosa. Cioè, prima mi fate l'opposizione, poi mi fate la contrattare la mia opposizione, non faccio. Mi sta benissimo. Devo dire, l'esame della personalità sono stato io che l'ho tenuto al primo giorno, figuriamoci. Quindi lei non c'è un punto. Assolutamente no. M'hanno legato la sedia, la pazienza. Però se ti vuole bene. Grazie. Quella passa. No, una domanda. Non c'è una condizione della produzione. Lei quindi ha potuto verificare che meno le scarpe fossero? No. E lo stacco è l'antenna dell'abitazione, ora non ricordo il numero. Ho detto che era uno scatolone, magari l'ha pure controllato. No, erano delle scatole all'interno delle scarpe, diverse varie scarpe, ora il numero esatto delle scarpe. Piccolo grado. Da uomo. Grazie. Altre parti civili devono fare domande? No. Allora mi ha detto. Guarda Valentini, difesa del libro. Tutta questa. Diciamo così, come ha detto il pubblico ministero, armi bianche, c'è tanto l'hanno detto a casa, quindi non trovo nessun tipo di violazione penale, almeno in questo. Sono state poi sequestrate, giusto? Sono state sequestrate. Ma a Alice gliela avete data? Che lei sappia? Che io sappia, no. Ah, forse. Oppure noi l'abbiamo scritto comunque alla sezione nostra investigativa. Poi alla sezione vostra investigativa di Viterbo. Di Viterbo, ho consegnato tutti i reperti da loro, in sequestro, come loro, come passo per la nostra, e si è concluso in sequestro. Il resto non so. L'abitazione dove è avvenuto quell'accoltellamento è stata poi sottoposta a sequestro da qualcuno? Non è stata sottoposta. Grazie, non va. Siamo 4 mesi dopo. Io volevo soltanto domandare della situazione di debito. Prego. Nell'immediatezza, avete esaminato queste scarpe?
avete visto se c'erano tracce di sangue sulle stesse? Allora, dunque, dal reparto di questo, in effetti, le scarpe non risultano essere sequestrate. Non sono state sequestrate le scarpe. Sono state esaminate lì sul posto, però non sono state sequestrate. Ricordo che era come poi c'è del fascino, in atti sono messo dei fascini fotografici che riempivano le operazioni, però non sono state sequestrate le scarpe. Se mi permette, Presidente, tutti questi fascicoli fotografici fanno parte di un altro procedimento, perché all'epoca loro procedevano per il ferimento, come ha detto correttamente lei, degli operati, quindi ricerca delle tracce, delle armi, erano relative a quello. In quel momento il delitto non era oggetto neppure di sospetto per questo procedimento. Il 17 di maggio già era stata fatta l'analisi del DNA. Il 17 di maggio non era stato emesso appunto per il DNA. No, ma l'analisi del DNA era stata fatta, questo non sono. Comunque sia, andate. Ma siccome fa riferimento, io ho interesse se voi volete a rilievi, cioè, quei rilievi stanno nell'altro procedimento accanto. Comunque adesso a prescindere su queste tracce, c'erano tracce di sangue o meno? Erano scocche di materiale di macchina. Lei sa se questo materiale è stato esaminato? No, non se ne fate. Grazie, guarda. Prospettiamo. Vedete, signora, legga la porta. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Nome, cognome, data di nuovo di nascita, luogo di residenza. Emilia Ruana, nata il 17 settembre 1976, e sono residente in Città Castellana. Bene, avvocato Ballarini, prego. Buongiorno signora. Lei ha mai subito un furto in abitazione? Sì. Ha ricordo di quando sia avvenuto questo fatto? È avvenuto nel 2009, agosto del 2009. Lo ricorda con precisione? Non proprio. Può raccontare che cosa è successo in quella circostanza? Quel giorno... Scusa, c'è opposizione se non ci spiega le circostanze, l'avvocato Ballarini. Ho capito dove il... Però chiederei, se stiamo parlando... L'argomento del processo è sicuramente un altro. Abbiamo fatto entrare il discorso di il processo di Italia. Se ci spiega la rilevanza che può avere ai fini di questo processo questa sua domanda. È una domanda che forse c'è per te. Lei ha avuto contatto con l'autore del punto, l'ha visto, non si è incontrato con l'autore del punto. Il giorno prima. No, nel momento in cui sarò più appunto, no. Lei, in relazione alla denuncia rappresentata dai Carabinieri nell'agosto del 2008, ha rilevato sospetti su una persona? Lei dice incontrato il giorno prima, chi era la persona che ha incontrato il giorno prima? Ha rilevato sospetti su una persona che non era possibile. Cioè io mi rivolgo al presidente, cioè, ha rilevato sospetti su una persona. Domanda possibile, fammi parlare. Cioè io mi rimetto, c'è opposizione, ma mi rimetto. Riformo la parte dal fondo. Ci può spiegare la rilevanza ai fini della personalità dell'imputato? Certamente. Non a capire, la signora Perea Luana, nell'agosto del 2008... Ha avuto minacce, dono, che cosa è successo? La signora Perea Luana, nell'agosto del 2008, ha subito un furto in abitazione. E questo furto ha presentato due distinte denunce, una denuncia querela il 19 agosto del 2008 e l'integrazione di querela successivamente. E nella
integrazione della querela in particolare, la stessa riferisce un fatto che ha relazione con il tutto subito, e cioè nell'occasione le vennero sequestrate, le vennero sottratte, chiedo scusa, le chiavi dell'abitazione prima che venisse perpetrato il furto, e questo avvenne ad Aprilia, dove la signora, che è parente del Devito, si trovava insieme al Devito a casa dell'abitazione della madre del Devito. In quella circostanza la signora subì il furto delle chiavi della propria abitazione e successivamente ebbe il furto in abitazione. Avrei chiesto al termine del racconto che nella signora sollecitato quali sono state le conclusioni che lei ha indicato nelle querele che ha presentato. Se può stringere su queste domande, vediamo un po'. Certo, signora, nella circostanza lei ebbe modo, con riferimento al fatto che è accaduto, di parlare con il Devito Giorgio? No. No, il Devito Giorgio le disse qualcosa in riferimento al rapporto, alle sicure, alla situazione che era avvenuta? La mai minacciata? La sera prima. Che cosa le ha detto? Te la faccio pagare. Le ha mai detto dopo la denuncia, signora? Prima. Come prima della denuncia? Perché sapeva della sua intenzione di denunciarlo? No, io prima. Che però che cosa le doveva far pagare? Scusi, per l'avvocato Ballanina. Perché, diciamo, mi è stato sempre geloso che non ero sposata, insomma, aveva un debole per me, diciamo. Perché? Aveva un debole per me. Cioè, era alto, capito? Però non avrà ritenuto le sue aspettative amorose, diciamo. Sì, cioè. Non ho capito. E allora io ho pensato. Perché lei si dice sposata, fidanzata con un altro, sì, non lo so. Sì, sì. Per questo me la fa pagare. Diceva così. Ho capito. Scusi, è una ballarina, sono per niente. Ricorda, quindi la minacciata le ha detto lì, quali altre parole non ricorda le abbia detto? No, solo ecco, me la faccio pagare, infatti io gli dico, sei matto, insomma, visto e dopo ha subito il furto? Sì, poi sono sparite le chiavi e... Va bene. Le chiavi che sono sparite quando? Lei si trovava, dove si trovava? In macchina. Tragitto che... Se ne è accorta, se ne è venuta in macchina. E lei precedentemente al furto era stata... Dove era stata precedentemente al furto? Sono stata ad Aprilia. Ad Aprilia dove? A casa di mia zia, della madre. Diciamo. La zia vuol dire chi è per la corte? Perché... Lucia. Maglione. Maglione Lucia, è la mamma del Devito. Sì, sì. E quando stava la signora Maglione Lucia c'era anche il Devito presente? Sì. Le risulta, signora, per quanto a sua conoscenza, che per questo motivo, cioè per il furto avuto nell'abitazione, il signor Devito abbia avuto anche una discussione con il suo ex, chiedo scusa, compagno marito, con Leogrande Marco? Abbia avuto una discussione con il signor Leogrande Marco, che credo fosse, non so, il suo compagno? Sì. Sì, l'ha avuto. Ma dopo il furto ha avuto questa discussione? Sì. Perché il suo compagno l'ha accusato per il furto? Sì. Scusi, avvocato. Prego, presidente. Perché ha avuto questa discussione con la... Perché io avevo detto che pensavo, diciamo, 90%, perché non, se non lo vedo non posso essere sicura che è stato lui a fare. Però quello che ho pensato l'ho riferito a lui e lui si è arrabbiato, diciamo. Siete cresciuti insieme, tutto è normale, basta. Va bene, altre domande? Ah, grazie. Senta, per compresa
diciamo che il test era indicato solo lui, scusi. No, Avvocato Cecchini, allora a lei. Sì, signore, io volevo che lei facesse un pochino mente locale sulla integrazione di querela. Lei ha fatto una prima denuncia il 18 di agosto, poi è tornata dai carabinieri il 20 di agosto del 2008, dando delle precisazioni sul punto e poi raccontando questo episodio avvenuto ad aprile del signor De Vito. Si riesce a ricordarsi quali frasi, se ne minacciò qualche cosa in ordine a cose che poteva farle, non si ricorda minimamente, perché è molto specifica in querela, fa riferimento ad una frase molto specifica. In che contesto è avvenuto questo scambio tra lei e il Esagerata, perché il giorno dopo stavamo tranquilli, voglio dire, la mattina che lui doveva andare via dalle mie prime, stavamo tranquillissimi, gli ho preparato i panini, insomma, le cose tranquilli, perché sai com'è, ragazzi, che rapporto di parentela che corre. Siamo cugini, però a cui è stato adottato, siamo vicini, siete come cose. Quella sera, signora Doria, del tono approccio fisico con lei? Come? Del tono approccio fisico con lei? No, assolutamente. Nessun'altra domanda, grazie. Altri difensori di parte civile? Niente. Il ministero? Niente. La difesa non ha ragione, Presidente. A questo punto, sono un po' pesante. Questo tema introdotto dalla parte civile, lei da quanto tempo conosce il delitto? Da quando sono nato. Da quando è nato qui? Da quando ero piccolissimo. Quindi siete cresciuti praticamente insieme. Via. Sì. Lei ha fatto riferimento prima a un debole per me, ha utilizzato sì. Questa espressione. Da quanto tempo ha manifestato questo debole? Adesso mi preciso crescendo, ho visto la gelosia, questa cosa. Da piccoli, quindi quando, da adolescenti? Sì. Che vuol dire 15, 16, 18 anni, 20? Sì, ma poi dopo per un periodo poi mi sono allontanato, non stavo più, non viviamo più insieme, poi sì. Ci vediamo solo un periodo di vacanze. Sì. Con quali modalità ha manifestato questo che lei ha chiamato un debole per me? Era geloso su alcune cose. Per esempio, se vuole essere un pochino più precisa, si parla di un debole di tipo sentimentale, no? Sì, ma più protezione, capito? Senta, io devo fare una contestazione. Lei è esatto che in una circostanza il debito le disse frasi esattamente di questo tenore. Perché ti sei sposata a Marte? Tu sarai mia o viva o morta. Un giorno tu sarai mia o viva o morta. Ma esatto. Scusa, è una contestazione. Sì, ma mi deve indicare il documento che vuoi in testa, che ne so io? Cioè, cosa vado a vedere? No, io mi faccio a memoria, come dispiace. E lei me deve fare informazioni, che cos'è? No, questa è una, sì, chiamiamo informazione, una denuncia querela. Ah, è un'integrazione di denuncia querela, quella di Manfurto, che a me non interessa. La contestazione può essere fatta sulla denuncia querela? Non mi vorrei sbagliare, perché mi sbaglio, però come pare che possa contestare una denuncia querela? Sì, poi nelle, mi fa dire qual è il verbale. Opposizione. 20 agosto 2008, io sto facendo domande sui suoi rapporti con De Vito, sulla manifestata volontà del De Vito di possedere questa ragazza, questa signora, e le sto ricordando alcune cose. Lei mi ha detto non mi ricordo, io gliele ricordo che l'ha detto in una circostanza, non è una contestazione, perché il processo, come correttamente arriva al presente, è un altro del fuori. Io le sto domandando se ricorda questa circostanza che lei ha riferito ai carabinieri, tutto qui.
c'è una posizione, mi dica lei se non interessa. Presentare una denuncia nel corpo della quale, a prescindere dal furto, ha riferito questa sua conoscenza antica. Ha presentato questa denuncia che sull'opposizione, presidente, non c'è. C'è opposizione? Ovviamente sì, l'ho fatta prima che finisse, insomma. La domanda. La domanda. La domanda sua, cioè, è tua. Ovvio. Contestazione non è un bisogno, può fare domanda. Domanda è una avevo tentato di arrivare. Non è che la signora ha reso dichiarazioni contrastanti con quello. Io le ho domandato con quali modalità ha manifestato questo suo debole, questa sua preferenza per lei. E le hanno detto, ma protezione, cioè, non, allora, le voglio dire, le ha mai manifestato una spiccata predilezione per lei, cioè proprio delle richieste. No, allora io domando, ricorda lei di aver detto ai carabinieri in occasione di quell'episodio del furto, eccetera, che le aveva detto quelle frasi di cui ho parlato prima? Non può, è una suggestiva, cioè. Ho capito, ma no, non può essere. No, ma può essere che lei mette comunque sia, lei si ricorda, gli dà una risposta, è ovvio che. Cioè. Prego, la composizione. È vero che è l'incontro esame, ma siccome stiamo parlando di un qualcosa che non afferisce a questo processo, stiamo parlando di una valutazione sulla personalità del deputato, lei mi dice pure quello che mi deve rispondere, mi sembra eccessiva e non è ammissibile a mio parere. Poi se tribunale la corte è ammissibile, non c'è nessun problema. Così in questi tempi è inammissibile, può chiedere se ha presentato la denuncia e che cosa ha detto il senatore. Questa l'avevo fatta prima, lei ha presentato. Non può dare lei la risposta. Successivamente ha presentato una integrazione. In quella circostanza lei ha riferito anche di approcci, non so come chiamarli, di approcci, di manifestazioni che devono nei suoi confronti, non tanto per il futuro. E in quant'è? Ma ve lo mettete i carabinieri, era vero? Quello che ho detto quel giorno era vero. Adesso non passa i romani, non mi ricordo. No, perché lei è stata, a parte i carabinieri, lei è stata risentita in altre circostanze, per il furto, da me, da altro, insomma. No? E quindi queste circostanze. Non ricorda di aver avuto questa espressa. Non ricordo le parole esatte che ho detto. Va bene. Un'altra cosa, sempre per la verità, in occasione del furto tra gli altri oggetti, le fu asportata anche una bambolina di porcellana. Lei ha riferito di una bambolina di porcellana con un vestitino rosa. Sì. Ricorda? Aveva un gran valore economico? No. Nessun valore. Va bene. Basta. Altre domande ci sono? No, possiamo utilizzare. No. Chiedo scusa, la Valentina difesa di diritto. Lei ha detto che in quell'occasione, che era nel 2008, è stato nel 2008, non l'ho capito, il delito le disse più o meno della propaganda e della cosa di questo genere. Quant'è che era sposata con il suo marito? 2000 sposata. Quindi erano passati 8 anni? Prima che lei aveva detto mai nulla relativamente a questa cosa? No. No, solo quella sera e da qui. Altra domanda. Lei quindi ha detto che conosceva Giorgio Vito da sempre. Lei sa se ha fatto il militare Giorgio Lorenzo con la mia mamma in famiglia? Non so. No, no. Lei quanti anni ha di differenza da Giorgio? Un anno. Un anno di differenza? No. Lei si ricorda se il presidente della Samiglia regolarmente? No, queste cose le non le ricordo. Non si ricorda? Non si ricorda di tutte queste differenze. Grazie. Possiamo liberare la te? Grazie, signor Fondale. Faccio entrare i liberati. Prego, sacco.
Siccome lei non è più bene, lei la leggo io la formula, lei mi dica, non sapevo che la responsabilità morale e giuridica che assume con la sua deposizione si impegna a dire tutta la verità, non risponde nulla di quanto la sua conoscenza. Dica mi impegno. Bene. Nome, cognome, cercoso, data di nome di nascita, luogo di residenza. Liberato Emiliano, è nata Cinzia Castellana il 14 settembre del 1975. Bene. A fabbrica, lei ha l'obbligo di dove abita? Fabbrica di Roma, chiede via Parco numero 21. Bene, lei ha l'obbligo di dire la verità. Sì. E ricordi che la legge prevede sanzioni per chi dice il fatto. Avvocato Palladini, lei aveva già promesso che dobbiamo fare un processo nel processo, quindi la pregherei di limitare le domande a ciò che serve a stratificare la personalità del detenuto. Certamente. Grazie. Buongiorno, signor Liberati. Avvocato Fabrizio Palladini, della parte civile Vincenzo Francesco. Lei è stato sentito il 24 giugno del 2010 dal Pubblico Ministero nell'ambito di un procedimento penale nel quale lei è parte offesa per sì. essere stato aggredito dal sì. signor De Vito Giorgio. Sì. A ricordo di questa sì. circostanza. Sì, le chiedo. Sì. Con riferimento alla dinamica del fatto che è accaduto, quindi dell'aggressione sì. che lei ha subito, può dirle in che modo è stato colpito dal De Vito? Con una sciabola. Una sciacca, lunga 4. Non mi ricordo quanto era lunga. Una sciacca, non un pugnale o una sciacca. Era una sciacca. Quindi l'aggressione è iniziata con De Vito che l'ha colpita con una sciacca. Sì. È proseguita nello stesso modo? Sì. L'ha colpita quindi solo con una sciacca? Solo con una sciacca. Solo con una sciacca. Durante l'aggressione De Vito ha utilizzato anche altre armi? Non lo so. Non lo sa. Le domande, ha utilizzato coltelli? No. Non lo so. Non lo sa. Benissimo. Ricorda con quali modalità la colpiva? Sferrava colpi in che modo? Destra, sinistra? Non mi ricordo. Perché non era tanto normale, come stavo messo. Perché? In che modo stava messo? Tra la vita e la morte. Ah, lei come stava messo? Chiedo sì. scusa, io pensavo avesse detto non era normale come stava messo l'imputato. Sì. Senso, mi perdoni, mi rendo conto della circostanza. Senta, dopo che è avvenuto il fatto di sangue, sì. lei è rimasto... Dove è rimasto? Accasciato sul letto? Sul... Sì, accasciato sul letto. Sul letto. Cosa ha fatto il De Vito? Non lo so. Non ha ricordo di quello che ha fatto lei? No, non mi ricordo. A lei per chi sensi? Sì. Scusi, è avvocato. Prego, ma quando vuoi, niente, sempre... Senta, De Vito lei era la prima volta che lo conosceva? Io non l'aveva visto già altre volte? Era la seconda volta. La seconda volta. La prima volta dove l'aveva conosciuta? Era venuto in piazza. Sì, chiedo scusa, Presidente, c'è opposizione. Io fino adesso ho consentito senza nessun problema. Per quale motivo? Perché stiamo divagando. Non è rilevante. Non è rilevante. Cioè, dove ha conosciuto De Vito? Sulla questione delle modalità dell'aggressione non so il pervenuto, e mi sembra anche giusto. Però su come ha conosciuto De Vito significa che stiamo facendo un processo nell'altro processo. La domanda è rilevante, prego. Se c'è un'altra domanda successiva che si vuole dare prima, cioè... quando ha conosciuto De Vito per la prima volta, ha visto che era in possesso di armi? C'aveva due coltelli dietro la giacchetta. Bene, grazie, io non ho altre domande. E chi l'ha indicato per testa? Scusate, non ci costringete a riguardare le rime. Nessun altro l'ha indicato, ma credo che anch'io sarà. Io lei ha indicato per testa? Sì, cioè l'ha indicato per testa, solamente una domanda se mi risponde.
Senta, ha detto che aveva i coltelli. Aveva qualcos'altro che deriva con sé che l'ha colpito? In quella circostanza del vostro incontro al bar? Non c'aveva solo due coltelli. Aveva un paio di manetti? Sì. Grazie, però lei non fa, a me non è sempre sulla personalità dell'imputato. Diciamo lei ha chiesto anche per, sulla attendibilità, faccio esame e se siete d'accordo, se no poi lo faccio dopo. Allora, lei ha presentato una richiesta di risarcimento del danno nei confronti di Giorgio De Vito? Sì. No, lei ha parlato della domanda del collega Ballerini, ha parlato che è stato attinto da diverse sciabolate. Sì. Mi può spiegare, sempre sulla dinamica, sì, come è iniziata questa aggressione? Cioè, questa era prima che stesse male, prima che finisse col tiro. Che lui è sceso, è superato con una sciabola e mi ha cominciato a colpire. Lei dove era rispetto al letto? Io? Dentro la camera. Sì, dentro la camera immagino, ma rispetto al letto. A casa sua era? A casa sua. A casa di De Vito. A casa di De Vito. No, beh, siccome conosciamo tutti, questo ve l'avevo spiegato, grazie. Rispetto al letto, a che distanza la era? Non mi ricordo. Un metro, 50 metri, 20 metri, vicino, lontano. Saremmo stati a un metro. A un metro, lui è uscito fuori dal letto. Da sotto il letto con la sciabola. E lei ha visto la sciabola quando lui stava uscendo da sotto il letto? Sì. Perfetto. Quindi lui è uscito con la sciabola in mano, da quello che mi... Sì. E lei era dentro e lui per terra? Sì. Perfetto. Grazie. Bene. Se posso concludere, non so se è interessante. Non c'è sì. Qual è l'epoca di questo? 13 maggio. È il giorno 15 maggio. Di che epoca sono questi fatti? 13 maggio. 13 anni. Dove andare a Fausto? 2000. Certo, no, mi sono sbagliato. 2010. Contro l'esame ci sono domande. A questo punto, Presidente, lui ha detto, la domanda si è in che si trova nella camera da letto, che nel camera da letto è in casa di chi? In casa di De Vito. Come e perché eravate in casa di Vito? Perché Mitta l'aveva insieme a casa sua. Era solo lei che c'era fatto. Con Mitta. Con Mitta, Marione e Ritter. Che l'aveva insieme a casa sua. E lei ce l'aveva in casa di... Perché c'era la chiave e l'aveva vestiti. Mitta? Sì. Mitta doveva prendere degli... Come mai proprio della mattina andaste lì? Perché la telefonata era non ci sono, sono arrivati. No, Mitta le ha raccontato, lei come mai stava con Mitta? Era una settimana perché lei non c'era la forza di stare a casa. No, posso fermarmi, non è che era soltanto lei. Ecco, non è che no, no, ecco, non è che non esistere su spiegare. Posso fare io una domanda, se non ci sono altri là. In quell'occasione è stata colpita anche la Mitta. Qualche volta sì. Sempre in quell'occasione? Sì, sì. Qualche volta? O sempre con quella sciabola? Sempre con quella sciabola. È stata colpita la mia? Sì. Va, grazie. Buon anno.